serie Memorie della Cinesi. Siamo qui in compagnia di Ernesto Bianchini, classe 1926, novantenne, che ci parlerà di Terracina, perché lui ricorda un bel po' di cose che noi purtroppo non sapremo mai. Allora, iniziamo parlando di dell'impero di Latina, dell'anno di fondazione di Latina a Terracina. Ok. Allora, volevo domandare, che ricordi hai di Terracina intesa come città, come paesaggio, come vita, e che ricordi hai magari delle persone? È vero che Terracina era divisa prima della guerra in etnie che erano divisioni dei cittadini, no? Delle categorie di cittadini. Ok. Vai, prosegui. Era esattamente questa. C'erano i marinai, no? Okay. Che vivevano nel loro quartiere, la Marina, che era da Piazza della Repubblica al bagno penale, che stava vicino al porto, a via del quartiere. Lì era concentrata la popolazione dei marinai terracinesi. Poi Terracina, c'era la divisione con Terracina Ierta Alta, no? Quelli erano i cittadini, in effetti, più anziani come cittadinanza di Terracina, ed erano in massima parte agricoltori, ossia li chiamavano vignaioli, dialetti vignaioli, Terracina Ierta era la Terracina dei vignaioli, marinai vignaioli. Poi c'era la categoria degli impiegati del comune, perché Terracina a quei tempi, parlo degli anni 30 e 34, poi gli anni dell'impero li chiamo io. Sì. In effetti c'era la categoria degli impiegati, perché c'erano uffici molto importanti a Terracina. C'era l'ufficio della bonificazione pontina, che era il più importante di tutta la provincia di Latina allora, che era una provincia appena fondata in quei tempi, nel 34. Poi c'era la dogana molto importante, perché Terracina a quei tempi aveva un traffico portuale e di merci che oggi ce la sogniamo. Che genere di merci? Merci, in effetti, siccome in effetti per la provincia, per la costruzione delle strade, della bonifica, cioè servivano materiali da costruzione, quindi a Terracina c'era un movimento del porto che nemmeno oggi ce la sogniamo. Era un porto importantissimo nella zona del Tirreno, del Medio Tirreno, ossia veniva dalla zona di Torre Annunziata, di Pozzuoli, di Procida, veniva materiale da costruzione, ossia bastimenti che portavano la pozzolana, che era materia prima per la costruzione dall'ula, il tufo, mattoni, perché lì c'erano ricche fabbriche materiale da costruzione, mattoni, a Napoli, nella zona di Napoli. Si imbastimenti venivano a vela, perché allora non c'erano i motori sulle cose. Sì, infatti esiste una foto dell'Istituto Alinari che mostra appunto uno di questi velieri che trasporta. Io ho visto personalmente. Sicuramente. Perché io tenevo uno zio che è stato sindaco di Monte di Procida. Sì. Che era cognato del professor Bianchini, quindi cognato di mio padre, era stato sindaco e teneva due bastimenti bialberi grossi, 30-35 metri, e pescavano 6-7 metri. E quindi portava tutti questi materiali che servivano per la costruzione della bonifica, insomma, delle case coloniche, e sbarcavano a Terracina. Poi, allora non c'erano gli autotreni. Terracina aveva appena un'impresa Tramonti di costruzione, era l'unica che teneva dei carri Fiat con catene e freno a mano, ossia c'erano le catene di trasmissione e il freno a mano, si mettevano in moto con una manovella, ed erano 4-5, stavano qua vicino a casa mia. Diciamolo però, in che zona stiamo? La zona che stava qui a Coso, in effetti quella che oggi è via Traiano. Via Traiano. Che allora però non esisteva, perché via Traiano allora finiva, negli anni 30 dei quali parliamo,
In effetti via Traiano finiva al coso, a quello che oggi è il cinema Traiano, che allora era un granaio di coso, di cereali, Gran Turco e coso, Gran Turco e grano e avena. Quello era un granaio di coso che poi risaliva come fondazione ai tempi di coso di Gregorio XIII. Era 1550, grosso modo, quindi devo anche vedere perché sono anche uno storico. E allora ecco, ritornando però al discorso di Terracina attuale, da allora, in effetti c'era poi la categoria degli impiegati, c'era la domanda e c'era anche cosa, in effetti, come si chiama, una pretura importantissima, una pretura che era il centro giurisdizionale di Terracina e di cosa, della zona di Terracina e dintorni, sì. Ossia da Priverno fino a Sperlonga, come si chiama, Monte San Biagio, Sabaudia che stava sorgendo, Sabaudia ancora nel 34 non era sorta, nel 36 stava fatta Sabaudia, Pontinia ancora esisteva perché il corso stava fondato nel 38, sì. E io ho partecipato proprio nel 38, ho partecipato poi alla fondazione di Pontinia, era una giornata piovigginosa, fredda, era d'inverno. C'era il duce, c'era il duce, chi c'era? Chi c'era? Il duce? No, il duce non c'era, perché il duce partecipava giusto a dei cose, rimane a Terracina, il duce non è mai venuto. E invece io ho la foto. Però aspetta, io ho la foto sulla chiesa del Salvatore. Ufficialmente non è mai venuto. Ah. È passato esattamente, e l'ho visto io, ero studente del liceo, ci vede, siamo al liceo, in effetti il 43, ancora non erano sbarcati gli americani in Sicilia, no? Perché sono sbarcati nei primi di luglio del 43. Esattamente è passato a mezzogiorno, andava a salutare a Napoli, però in forma privata, le ultime truppe che partivano per cosa? Per l'Africa. Per l'Africa. Si è fermato vicino a Sala Piemonti, ci misero un podio posticcio così, ha detto due parole, benvenuto, popolazione ce n'era poca. Che tipo era? Che impressione ti ha dato? Era invecchiato di verità, perché la guerra andava male, quindi tutte le speranze che aveva infuso negli italiani. Quindi quella è l'unica occasione che ricordi che il duce è stato a Terracina. È stato a Terracina. E quindi noi abbiamo la foto spiegata, abbiamo anche, e poi magari te la faccio vedere. Ah sì. Ce l'ho. Te la porto una copia. Fermato, esattamente davanti al coso, il podio, era un podio, davanti alla Sala Piemonti. Che c'erano tutti Balilla, Gerardi, un sacco di gente. C'era un po' di Balilla della scuola elementare, stava per il corso. Ci saranno un po' di studenti, un po' di gente che sarà con i diceva, era verso mezzogiorno e mezzo, noi ci fecero scendere, stavamo a lezione, e per stata l'ultima volta. Io però l'ho visto tante volte, perché poi l'ho visto a Latina, no? Perché il 28 ottobre c'era la ricorrenza a Latina, c'era sempre un Mussolini presente, anche perché poi negli anni dell'impero, quindi certamente. Ho ritornato alle categorie di Terracina. Le categorie? C'erano impiegati, perché c'era l'ufficio comunale, con gli impiegati, c'era la cosa, appunto, la pretura, c'era il carcere mandamentale, perché da Terracina c'era un carcere, no? Mandamentale. Poi dove c'erano i dazi. Dove stava il carcere? Dove stavamo il filoso? Stava, in effetti, noi poi chiamavamo la piazzetta del circolo cattolico, ossia via degli uffici. No? Che ci giocavamo a pallone poi, no? Era un campo di calcio per noi ragazzi, della parrocchia poi così. Non era la cosa, il calcio da adesso della parrocchia, adesso è un bel campo. Era la piazzetta, noi eravamo la piazzetta. Poi in effetti c'erano. Questi qua erano le categorie dei benestanti, una classe di benestanti. Non erano tanti. Sì, in effetti io vedo che nelle foto degli anni 30 sono sempre loro che stanno in fotografia oppure in cartolina, diciamo la classe dei benestanti. Benestanti. Perché io per esempio ho conosciuto Della Porta, che mi ha dato un sacco di fotografia, nelle cartoline e cose, stavano sempre lui, la sorella. Il capitano Della Porta, che era il proprietario di uno dei due, come si dice, stabilimenti balneari di Terracina.
Che poi dice che i tedeschi gli hanno dato fuoco a questi stabilimenti. Sì, perché sì, ma erano di legno, no? Erano bellissimi. Ah, una cosa, lui mi ha raccontato che era amica, la famiglia era amica con un tedesco, sì. Che questo qua era un fisico nucleare, ogni tanto andava in Germania e ritornava, sì, sì. E dice però che era uno di... Era un ex ufficiale che ha fatto l'Accademia di Livorno. Chi? Lo chiamava il capitano della porta. Ah, sì. Sì, sì, alla prima guerra mondiale lui era ufficiale dell'Accademia di Livorno. Ma parliamo del padre, può darsi... Il padre. Il proprietario, il padre. Sì. Poi il padre teneva due figli, Fabrizio, fissato con Terracina, a vivere ancora oggi, se è vivo non mi risulta, da anni dico... Allora, se è quello che abita sopra il teatro romano è morto... È morto però quando? Due anni fa? Da poco. E Giovanni, erano due fratelli, che erano compagni di classe del ginnasio. Stavano con me, due ragazzi in gamba. Poi tenere un figlio più grande che forse le cose tu hanno parlato del figlio più grande. No, io ho parlato con quello, diciamo che. Ah, Fabrizio. Quello che è morto, sì, quello che abitava dietro il teatro romano. Innamorato della Cina, si è fatta la casa da sopra, quindi è tutto unito, no? Dopo tanti anni. E ha fatto il ginnasio con me. Poi io ho fatto il liceo, ci siamo separati e dopo la guerra. Non sono venuti più a Terracina. Sì. Allora parliamo di queste categorie, insomma c'erano i ricchi, poi... No, poi c'era l'elite, l'elite era formata da poche famiglie che si dichiaravano aristocratici. Gli aristocratici delle varie città di allora erano gente che avevano fatto la storia del proprio paese, la propria città. Terracina, questa storia antica, non la teneva. Erano gente in genere, e posso fare i nomi, Natali per esempio. Posso fare i nomi? Sì. No, Natali era a Terracina, ma non era della categoria di quelli che io dico hanno saccheggiato Terracina, perché bisogna dire la verità. In effetti c'era, posso fare i nomi, no? Sì. C'era una cosa, i risoldi. Uh-huh. I risoldi. C'erano Bonsignore, poi uno dei Bonsignore figlio. Di Antonio Mignolo è stato podestà di Terracina, poi c'era la famiglia dei Lama, poi c'era la famiglia dei Di Stefano. I Di Stefano però sono andati all'Abruzzo, venivano a fare delle compagnie di carbonai nella macchia di Terracina i carboni, e poi la calce, perché con i tronchi facevano le tavole. No, tenevano una falegnameria qui a via Volta, dove c'era anche la ghiacciaia, che era un'industria del freddo, ma l'industria che produceva un sacco di ghiaccio produceva anche cose, una delle poche industrie della Cina che produceva ghiaccio, perché i frigoriferi mica ci stavano, non ci stavano i frigoriferi. Ci stavano le ghiacciaie. Le ghiacciaie. Non andava, si comprava il ghiaccio. Era un mobiletto di cose, un genere di legno, all'interno era una scatola di zinco con una porta che si chiudeva dall'esterno. Lì si metteva mezza colonna di ghiaccio. E quanto durava? No, durava un giorno. Ah, sì. Queste colonne erano all'altezza di cosa? Di 1,10 m, e poi era una cosa 20 centimetri di lato, era una colonna. Queste colonne le compravano i proprietari di barche, dei motopescherici, e le mantenevano ghiacciate di modo per conservare il pesce, in quanto uscivano per ore e ore, quindi il pesce praticamente da stare, e mantenevano delle mezze colonne, le colonne di ghiaccio, e ogni giorno si marinai qua via del fiume, via Volta, perché stava via Volta. Andavano, ricordo, i carrettini, no? Allora i carrettini a mano quindi era. Era una delle industrie che dava loro la Terracina, facevano poi, oltre il ghiaccio, le cassose, le bottiglie di vetro con la pallina sopra che chiudeva per la pressione del gas, e le aranciate. Ma lavorava, poi esportava pure un po' qua i centri vicini. Ah sì, c'avevamo praticamente una fabbrica, una specie di... del freddo. Sì. Era diretta da un tecnico, io mi ricordo pure chi era, De Calis, il cavaliere De Calis, che veniva da Torino, era un tecnico del freddo.
che è stato qui fino a cosa? Vecchio, fino al bombardamento di Terracina. Il figlio di questo De Caris stava a scuola con me, si chiamava Luigi De Caris. Poi, dopo la guerra, sono andati a Torino e vabbè, vabbè, ritorniamo alle categorie, va, di Terracina. Allora ci stavano questi signori che erano venuti in genere, erano una quindicina di famiglie, che erano venuti a Terracina per fare i lavori già dai tempi di Pio VI. I cosi, in effetti, i risolti sono la legge di Pio VI. E facevano dei lavori, erano impresari, edili, bonificatori, che venivano dalla Romagna, dalle Marche, dall'Umbria, cioè erano esperti di cose, in bonifiche delle paludi, eccetera. Facevano dei lavori per il comune di Terracina, per il municipio, allora non si chiamava comune, municipio. E delle cose, il municipio di Terracina era letto da un convaloniere ai tempi del papato, parliamo di prima dell'indipendenza italiana, no? Sì. Quindi venivano a fare questi lavori e il comune d'allora, anche essendo molto ricco di territorio, ricco di pesca e di caccia, però non tenevano una finanza florida, non pagava. Allora sti signori che venivano a lavorare si rifacevano chiedendo al comune un pezzo di territorio, di territorio. E di lì, da quegli anni, dagli anni di Pio VI, poi è continuato pure nell'anno di Pio IX e fino all'indipendenza, standazzo è continuato per anni. Quindi venivano, facevano questi lavori e si prendevano le parti più belle della Cina. È venuto un certo ingegnere Sogliera e ha preso il palazzo Sogliera a Piazza della Repubblica, no? Quello che sta vicino, lì verso Sottomonte del Sant'Anna. Però prendevano la zona dove hanno poi costruito il palazzo e poi prendevano la zona retrostante fino a sotto Monte Giove, per capirci, fino a via San Francesco. C'è stata la famiglia Coglia, no, che sarebbe meglio che non lo dico perché vabbè, ma non penso che manco esistono più, manco no, esistono. Coglia non esiste più, non esiste più la famiglia. Tutte quelle citate mi sa che non i risolti non esistono più. Non in effetti era esistono? Un parente di Burani, quindi del sindaco. Quello esiste. Quello esiste. Però quel signore lì, il padre, io ho conosciuto l'ingegnere del coso, Sogliera, come si chiama? Goglia, ha preso quel pezzo dove c'è il palazzo Goglia attuale, però ha preso pure la via, tutto il giardino retrostante fino a via San Francesco. E poi ha costruito la via degli Uffici, e questo qua l'ho costruito nel dopoguerra, mi sembra, ho costruito prima o durante, quindi la via degli Uffici. Poi c'era l'ingegnere Morganti, la famiglia Morganti, quello là era pure l'ingegnere, era figlio di un impresario, sempre bonificatore, quello. In effetti ha preso, a Terracina forse non lo sanno nemmeno, dove attualmente c'è la posta, c'è il coso, carburanti, come se quel punto... Un attimo, volete un caffè? No, grazie. No, solo caffè posso offrirvi, e acqua? A posto così, grazie. Quindi? La chiamano Villa Tiberio. Perché? Perché? Perché Tiberio teneva una villa dove stava le cose, come si chiama, il servizio Pullman fino a poco fa. A Terracina, Tiberio. A Terracina, sì, a Fontana Vecchia. Quella zona, c'era un giardino che andava dalla volta, dalle scalette, per capirci, e andava fino a Fontana Vecchia. Quella si chiamava, la chiamavano Villa Tiberio, i vecchi terracinesi. Perché? Per quale motivo? Perché i terracinesi, vedi che cosa, l'archeologia, hanno fatto scavi molto relativi. Lì hanno trovato dei cose, dei resti di fabbricati dall'età imperiale romana. Vabbè, lì sotto la passa l'Appia, insomma. No, l'Appia, proprio c'era una villa. In effetti hanno trovato, ancora oggi, se uno vede per la posta, vede attraverso le cose che c'è un pezzo di marmo lavorato, no? Sì, sì. Però dietro il distributore di benzina, sì,
e ci hanno dato un poco un rilievo, allora mi sembra l'epoca Nardi, sindaco Nardi, proprio dietro i discepoli dovevano fare una cosa, uno scavo, hanno trovato delle sale che poi hanno chiuso al pubblico, siccome io conoscevo gli operai, mi hanno fatto entrare, ho visto delle sale bellissime. Sale lì sotto? Sì, proprio delle sale con dei marmi, dei mosaici, cioè bellissimi. Attualmente si vede solo un buco per terra. No, un buco per terra perché hanno messo un po' delle cose di legno lì, delle pareti di legno, e non se ne è parlato più. Si intende qui cosa, poi Mario Letti e quegli operai, se si scavavano ancora, andavano a finire addirittura sotto la via Volta, la Volta. Certo. La Volta. Quindi là c'è stato un tesoro inesplorato, non è stata mai scavata quella zona. L'hanno scavato più, l'hanno abbandonato. Sì. Come fanno sempre i lavori a Terracina sull'archeologia, come a Piazza Santa Domitilla, hanno trovato l'antichità, hanno ricoperto tutti, ci hanno fatto un pavimento moderno, viva Maria e chi la creò, no? E a un certo momento a Terracina fanno così. Terracina è tutto antica, è tutto da scoprire. Sarebbe un tesoro per Terracina se fosse stato messo alla luce. Invece i terracinesi, almeno gli amministratori, se ne sono strafregati, secondo il mio parere. Questa famiglia benestanti, poi continuando, Morganti si è preso tutto quel pezzo di Villa Tiberio, le cantine di Palazzo Braschi, dicendo, e guarda, questo mi risulta perché lo sapeva mio nonno, Di Sauro, mio zio, che era geometra di Terracina, è stato amministratore, le cantine se le era prese a che titolo? Di Palazzo Braschi, no? Non so se adesso c'è una sala. Sì. In effetti l'aveva presa per una cantina sperimentale di Moscato. Sperimentale. Sperimentale. È stata sperimentale, sì, è rimasta una cosa di sperimento perché poi sarà realizzata. È diventata una cantina privata perché lui ha fatto un gruppo di produzione Moscato e quelle cantine già faceva la lavorazione Moscato. Per conto proprio. Sì. E a un certo momento poi ci sono altre famiglie, insomma, in effetti poi sono venuti i Natali a Terracina, però i Natali venivano dall'Australia, erano proprietari di terrieri dall'Australia. Io ho conosciuto qualcosa personalmente Ugo Natali, il famoso banchiere. Erano molto ricchi, c'era tanto bene che aveva la banca Natali, no? E aveva la villa su Gugomare Circe. La villa di Natali, sì. Era una villa, a un certo momento, pure Natali, siccome il padre di Ugo Natali, pure lui faceva dei lavori di edilizia a Terracina, ha avuto la fortuna di avere davanti alla cosa, la pineta, di avere un pezzo di terreno, vasto. Poi da buon signore ha comprato dei vigneti che andavano a finire via Tantalighieri, fino a via Tantalighieri, no? Buon signore appunto era un altro dei benestanti, che pure lui ha fatto dei lavori e poi si è pigliato pezzi di terreno a non finire, ma centinaia di pezzi di vigna, proprio migliaia di cose, di metri quadrati di vigna. E San Natale ha fatto un coso, quasi un castello, era una villa principesca che andava sulla pineta, su via Cristoforo Colombo, con i merli eccetera, sul grigio, era cosa? Sì, abbiamo qualche foto di questa cosa che sembra un castello, sembra. Un castello ma molto largo, con una superficie molto vasta. C'era poi davanti proprio alla pineta, davanti all'attuale bar della pineta, c'era un arco d'ingresso, dove si entrava un cancello eccetera, e poi c'era pure la casa del custode, la stanza del custode. E sta villa è stata distrutta quando? È stata distrutta i tedeschi l'hanno fatta saltare. Perché i tedeschi spianavano le ville lungo la spiaggia, nel caso sbarcassero, diciamo, c'era una visuale lì, un po' come hanno fatto all'ingresso di Terracina, Porta Napoletana. A un certo momento Natale ha fatto sta villa e pare che abbia trovato anche dei tesori nascosti antichi, monete, oggetti d'oro, eccetera. Erano ricchissimi, quindi sono stati fortunati. Che poi è diventata la villa di Felicetto Bianchi, no? È stata comprata dopo la Felicetto Bianchi, perché i Natali si sono estinti con Ugo, quello
che già era anziano, teneva rispetto a me, teneva cosa, una quarantina d'anni, non di era ragazzino, ne ho 14. Io giocavo a tennis e ci giocavo a tennis perché a Terracino c'era un circolo tennis allora di questi signori. C'ho anche le foto di quelle degli anni 3. Sì. Oh, appunto queste famiglie in effetti hanno usato i lavori per ottenere poi, siccome non venivano pagati dall'altra parte, per ottenere benefici di terreno. Sono scelti terreni migliori. Per esempio Palazzo Antonelli, in piazza, dove c'era la baccheria, la baccheria Marsullo, a un certo momento, di Mario Marsullo, che era la baccheria che allora legata al distributore della benzina Shell. Cioè, c'erano due distributori che era vicino al teatro che stava sotto Ponte Giove? No, in Piazza della Repubblica. In Piazza della Repubblica. Stava, hai visto la baccheria Marsullo, c'era ancora, no? C'era il distributore fuori, che era di cosa? Di Mazzoli, del commentatore Mazzoli, che teneva sul distributore la baccheria che poi era passata a Mario Marsullo, no? Che io ho conosciuto sia Mazzoli perché la figlia sta studiando me al ginnasio, una delle poche studentesse Lucia. E quindi c'era poi cosa? Augusto Mazzella, dove c'era la baccheria Celio, c'erano due distributori, lavoravano poco. A Terracina, nell'epoca della quale parlo, nel 36, nei tempi dell'impero, quante macchine c'è stato? C'erano una ventina di macchine, sì e no, 20. Ma di meno, forse una quindicina, sì. Posso fare pure i nomi perché mi ricordo chi e chi c'aveva la macchina negli anni 3? C'era la macchina Mario Tramonti, perché Mario Tramonti era un'impresa di costruzioni e teneva l'appalto della cava che stava a Via Le Cave. E lì ha costruito pure il palazzo attuale che è rimasto, che i tedeschi hanno fatto saltare, però lui l'ha ricostruito dopo la guerra. Sì, sì. E tutte quelle cave sono rimaste qui, poi ci hanno fatto il depuratore, no? Sì, sì, sì. Hanno sbagliato lì, stato uno sbaglio fondamentale. Lasciamo perdere, poi chi c'aveva stato? No, perché poi c'è stata la conseguenza. Perché quella costruita c'era così, c'era da sfruttare quella zona. Perché poi parleremo anche delle possibilità che i terracinesi ne hanno approfittato paesi vicini. A un certo momento, stavo dicendo le cose. Di chi aveva la macchina? La macchina dove c'era Mario Tramonti, che era ricco, e teneva anche l'impresa di pompe funebri. Quindi figuriamoci proprio. I garage stavano qui a cosa? A via Traiano, però dopo il cosa, venendo verso via del fiume, verso piazza del Lavatoio, allora si chiamava, no? Fino alla guerra, questo si chiamava cosa? Cavaliere di Vittorio Veneto. È una piazza dove c'è stato un coso, un lavatoio di 80 metri. Di c'era piazza. Anche uno square, mi sembra. No, lo square è un altro. Non c'era lo square qua davanti? No. Lo square stava a fianco al lavatoio. Stava esattamente fra il granaio di Stefano, il granaio Traiano, oggi si parla Traiano, allora sì. Il granaio, e stava fra un coso, un locale che confinava con piazza del lavatoio. Ed era un ex lazzaretto, perché nel Medioevo, nel 1530, a Terracina stazionavano dei bastimenti che venivano dall'Africa, no? Dall'Africa, quindi spesso portavano malati. Quindi non è che le facevano entrare tutti così senza controllare come fanno noi, via, no, acchiappavano e mettevano... Facevano la quarantena. E questo qua era un coso, come si dice, un ospedale di quarantena. Quello praticamente sopra il ponte. Qua vicino a dove... Il ponte dell'ospedale. Dove sta la farmacia, Giovinazzi. Giovinazzi. Qua su. Sì. Era un edificio di 60-70 metri di lunghezza per 10 metri di larghezza. I due piani. Il piano superiore c'era ancora l'ordine dei domenicani, dei frati. I frati facevano anche da... infermieri, assistenza medica, questi qua. Sì, ma ricoveravano solo quelli malati o tutti? No, solo i malati. Solo i malati, appena uno dava segni così, perché poi non mettevano. No, non dei malati, quelli sbarcavano. Un altro lazzaretto stava alla vecchia dogana, vicino alla via, alla casa di tuo nonno il Cecchino, no? Là c'era pure un lazzaretto. Tant'è vero poi che dopo la guerra, dopo quanti anni sono sposati, negli anni 60, hanno fatto gli scanner e hanno dei cadaveri.
gente che è morta l'hanno sottoterrata dentro. Tu stavi alla dogana prima, no? La dogana vecchia, insomma, alla scaggitta. Sì. Quindi ci stavano, poi ecco, parlando là, ci stava Tramonti, ci stava Morganti, la macchina di l'ingegnere Mangoni, la macchina di ingegnere Antonelli, tutte quante, la macchina di mio zio Vincenzo Di Saulo, la macchina di Nardini, il genero di cognato di Pio Capponi, il banchiere, poi che altro? Monsignore. E poi cosa? E Silvestri. Questa era la macchina della sinistra. Quindi adesso sapete negli anni 30 quante macchine ci stavano a terra cinese. Ecco, 15, ma questo qua, questo è il nome, guarda, io me lo ricordo tutto perché io mi interessavo. Erano tutte meccanica, macchine italiane. Erano tutte Fiat. Per curiosità, c'era mio nonno che si chiamava Leonardi, mi sembra lavorava nel campo delle macchie, stava lì. Mica ricordi qualcosa, no? Di lui. Leonardo. Come si chiamava? Luigi Leonardi. Perché l'avrò conosciuto. Dove sei a Fontana Vecchia? Sì, di fronte a Fontana Vecchia, abbiamo prima sì. A Piazza Garibaldi. Perché io bazzicavo qua in questa zona. Ah, vabbè, andiamo avanti. Allora, poi... queste erano le macchine che esistevano a terra. Sì, 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 sì. Mentre c'era una marea di carretti, no? Perché la campagna aveva bisogno di mezzi di trasporti. Allora cosa? Si cominciavano a coltivare il moscato in larga scala dagli anni 30 in poi. Il moscato era esportato sui mercati del nord internazionale, in Germania, in Svizzera, in Austria. Dice, ma come, tu sai pure questo? Sì, perché mio nonno, il nonno materno, io so pure la storia familiare, forse sono l'unico tra la cinese che sa la storia familiare dalle origini. Il mio nonno materno veniva dall'Abruzzo, era imparentato con Di Stefano. Che cosa? Verso la fine del coso dell'Ottocento e i primi del Novecento si sono trasferiti a Terracina dall'Abruzzo ed erano i parenti di mio nonno. Mio nonno c'era zio, in effetti, a questi eredi di Stefano, che hanno creato a Terracina la più grossa azienda agricola dell'anteguerra, del secondo conflitto mondiale. Erano già ricchi in Abruzzo. Quindi hanno cominciato con il legname e il carbone della macchia e poi hanno creato, si sono comprati per 4 soldi, questo non lo sanno mai che era di Stefano, che ci stanno più, perché l'ultimo Mario è morto, che era, e non sapeva, è venuto da me a qua, in questa camera, a farsi raccontare la storia di Stefano, del nonno, perché mio nonno era cosa, c'era zio di Stefano, agli eredi di Stefano, si chiama azienda eredi di Stefano. Agricola. Questi hanno comprato in effetti per 4 soldi da una confraternita benedettina di frati del coso che la tenevano dal Medioevo eccetera, tutta la zona di Barchi, che era solamente delle cose, in effetti la collina incolta, c'erano fichi d'India, qualche albero di frutta, qualche poderino, qualche contadino che coltivava un pezzo abusivamente, hanno comprato e poi hanno incominciato, siccome in Abruzzo, compreso mio nonno, tenevano le cose, dei vigneti, erano esperti in qua. E qua hanno trovato, già nella valle, il moscato si incominciava a coltivare già dai tempi degli antichi romani, parla, addirittura storicamente. Nessuno ha fatto mai ricerche in proposito, perché nella valle si coltivava, ai tempi miei, ma anche ai tempi dei romani, il cesanese, l'aleatico, uva nera. Poi c'era qualcuno che ha tentato da Cesena, anche qualche vitigno di moscato. E dalla valle poi si è trasferita questa coltivazione di Stefano, che sapevano delle vigne, l'hanno trasferita nel a Barchi. Barchi è un terreno ferrugginoso, no? Cioè, contiene del ferro, sì. La terra è rossa. E quindi questo che comporta? La valle no, la valle è rossa. Allora, questo ferro, dice, ma come lo sai? Siccome mio nonno era l'amministratore delegato, si direbbe oggi, amministratore unico della famiglia di Stefano,
era un esperto in vino, teneva anche delle case economiche, era ricco mio nonno, e quindi non era che è venuto a sfruttare Terracina. I distemi hanno sfruttato Terracina, e poi dirò anche perché e come. In effetti erano terreni molto adatti per il Moscato, e il Moscato ha preso la denominazione dalle macchie di Chicchidua, come le cose, gli escrementi di Mosca, per capirsi. Erano tutti cose, in effetti atomi, frammenti di cose, di ferro assorbiti dal terreno. Sì. E che era quella cosa non si dice. Quindi se cosa, la produzione era una produzione enorme. Sì, sì. Allora, i contadini di cose, i barchi erano molto più ricchi dei contadini della valle. Sì. No, no, erano più ricchi. E là si è creato l'industria del Moscato. Okay. Torniamo un attimo al fatto, l'altre, diciamo, etnie, gli altri popoli che abitavano Terracina. Gli altri? Diciamo, altre popolazioni, i capannari, per esempio. Sì, no. Terracina è un paese dei migranti, è stato sempre paese dei migranti da cosa? In effetti dai tempi dell'impero romano. Certo. Dopo Traiano è decaduta come città importante, militare, e quindi cosa? Le popolazioni venivano qui per coltivare quei pochi terreni coltivati perché c'erano le cose, imperava la malaria e quindi la gente era denutrita, e moriva di tifo, sì, di infezione, quindi non c'era nessuna cura a quei tempi là. Allora, in effetti venivano le popolazioni dai comuni di Veroli, di Ciociaria, di Vallecorsa, di Terelle, che è vicino Cassino, dall'Abruzzo, dall'Abruzzo pure, dall'Abruzzo venivano, però venivano a fare i carboni, le calcare e poi ritornavano periodicamente, non si trattenevano allora a Terracina. Difatti a Terracina hanno un apporto poi con la produzione del Moscato, gli abruzzesi. E poi racconterò però perché. Certamente cose. Poi sono venute queste qua che, siccome erano poveri, le case a Terracina non c'erano, perché Terracina era l'acropoli sopra, e poi dopo Pio VI, dopo le cose, dalla fine del Settecento si è cominciato a popolare giù, perché diciamo dalla caduta dell'impero romano Terracina è rimasta solo chiusa nelle mura. Pio VI, poi Pio VI, dopo mille passi anni, si è cominciato a costruire giù, diciamo. E allora, nel quartiere Capanne, che è attuale, sì, in effetti là c'erano delle capanne, l'ho viste io, perché io andavo all'asilo dalle suore del Salvatore, che era un po' l'asilo d'elite, quella che oggi cosa qua, come si chiama? Le Orsoline. Le Orsoline, allora il Salvatore. Che diciamo è in questa via Gregorio Antonelli, la chiesa del Salvatore. Il Salvatore è stata una chiesa, un collegio per le ragazze poveri di Terracina, per fargli fare un corredo, aiutarla, via, perché c'era una povertà infinita. E proprio di fronte all'asilo, quando io andavo a fare l'asilo, io sono andato a cosa a tre anni e mezzo. Quindi di che anno stiamo a parlare? Siamo nel 1900, dunque 26... 30. Nel 30 ci stavano capando. Ci sono andati in carrozza da qua. A me la mattina veniva carrozziere con la frusta, no? Qua sotto al portone. Io e le zie mie, che erano giovani, le figlie più giovani di mio nonno, andavamo in carrozza e poi ci riaccompagnava. E noi ci stavamo davanti la chiesetta e come si chiama? L'Istituto del Salvatore. C'erano le capanne. Ah, quindi non stavano solo in busta adesso? No, stavano da là e poi piano piano. Siccome quella era la zona che era tutti vigneti, stavano in mezzo ai vigneti da allora, ai primi vigneti di quella zona. Perché lì non si facevano Moscato, si facevano l'uva bianca, l'uva regina, l'uva Italia, quella di oggi. Capito? E stavano abitando là. Guarda, qualcuno veniva anche all'asilo, però poveretti, guarda, erano messi male, portavano le scarpe. Portavano le cioce, perché erano malgrossani, no? Portavano le cioce e qualcuno qui santa di legno. Quindi a un certo momento erano proprio poverissimi. Quindi c'era proprio un divario enorme. Enorme, sì, proprio di cose. A Terracina c'erano quelle poche famiglie ricche, poi le famiglie intermedie, e poi c'erano i poveri, che erano tanti.
E com'erano i rapporti tra le varie classi tra sociali? Varie. Cioè si parlavano, si sposavano, no. Si odiavano, no, o erano buoni? No, studiare si studiava sì e no, alla seconda e terza elementare. Amen. Lasciavano poi, perché tenevano la possibilità di dovevano andare a lavorare. Cioè, allora non erano assistiti. Quindi a un certo momento i ragazzi lasciavano e vivevano in mezzo alla strada. Però i rapporti fra le varie cose, come si dice, fra i strati sociali, era molto amichevole. Ah, sì? Era amichevole, guarda, io ero un benestante purtroppo. Ah, vabbè, purtroppo, sono disgrazio. Sono nato in una famiglia benestante, quindi tutte e due le famiglie mie sono state materne e paterne ricche, quindi sono stato fortunato, io mi ritengo un fortunato. Allora e oggi. Quindi niente cioce, non hai mai portato le scuole. No. Difatti io ho fatto l'università quando a Terracini, studente università, ho fatto medicina quando ci stanno 10 studenti universitari a Terracini, tutto dire. Ho fatto il ginnasio. Sì. Il ginnasio era pure l'elite, poi studiavano pochissime persone, no? Perché nei tempi del coso, dell'impero, come dico io, fino alla guerra, fra avviamento, che è stato fondato dal preside non Filosi. Il ginnasio a Terracina ed era un centro di studio allora con questi due istituti. Non è tanto, c'è mia moglie. Ok. Io non rispondo mai al telefono. Vabbè. A un certo momento i terracinesi, guarda, erano due istituti che potevano essere un 100 studenti all'avviamento tecnico industriale, si chiamava loro, 100. Il ginnasio non aveva 100-120, però meno della metà dell'uno e dell'altro istituto erano terracinesi, studiava pochissima gente, su 20.000 abitanti allora studiavano 100-120 persone, ragazzi, figli di impiegati, figli di benestanti, ma la massa che gli altri venivano tutti dai paesi vicini, era un centro di studi terracini, venivano da Fondi, da Sperlonga, poi da Sabaudia, poi da Pontinia, venivano da Sezze. Di Terracina quando ce ne stavano? Terracina la metà, il 50% si fa. Ah, 50%. I locali erano il 50%. Ovviamente tutti, per esempio, chi se lo poteva permettere? Chi se lo poteva permettere? Perché cosa? Se dovevano comprare i libri, i quaderni costavano, i colori costavano, molto costano. Adesso non è che vai al supermercato, ti compri con 4 soldi, prima sta roba costava. Perché poi parleremo qua più in là, fare una domanda, anche dei commercianti terracinesi, io poi mio padre, che era ufficiale dei carabinieri quando sono andato io nel 26, poi è diventato commerciante, perché mio nonno teneva qui a Piazza del Lavatoio un negozio dove si vendevano dei generi che usavano tutte le famiglie terracinesi e dintorni, dove si vendevano carboni. Mio nonno per Di Stefano produceva anche i carboni. Quindi era un negozio già avviato da mio nonno, carboni. Adesso come si chiama? Allora si chiama la Marecchina, adesso si chiama la Candeggina. Candeggina si chiama, no, si chiama la Marecchina, il dialetto. E poi c'era il sapone. E c'era il sapone, farà ridere oggi, perché la gente come me sono tutti più di là che di qua. Di qua ce ne stanno, siamo pochissimi. C'erano tre tipi di cose, di sapone. C'era il sapone marmorato, che conteneva molti grassi animali, le suine, eccetera, che era il sapone dei poveri. I pezzi di sapone erano 10 cm, 4 all'altezza, 6 di profondità. Erano pezzi così, insomma, così. O alti così. E quindi il sapone marmorato si chiamava, dei poveri. Poi c'era il sapone giallo delle classi medie. Di più era più raffinato, faceva più sciuma. E quello ci sta pure adesso, sì. Pure adesso, ma adesso vanno con quelli tutti soltelli, E poi c'era il sapone Marsiglia che era dei ricchi. Ah, il Marsiglia era dei ricchi. A quell'epoca poi si usava il sapone, però nelle case non c'erano i bagni. Perché per i bisogni si usava lo zipeppe. È vero che diciamo la spiaggetta era inavvicinabile perché tutti i pescatori andavano a versare zipeppe in mare, cioè era inquinatissimo. Non la spiaggetta. No. Mi dispiace, siccome io sono nato a Frosinone, nella caserma dei carabinieri, però poi mio padre mi ha iscritto al comune di Terracina perché quando io sono nato,
Poteva passare una settimana dalla nascita alla registrazione dell'anagrafe di un comune che uno desiderava, la legge d'allora. E mio padre, siccome era un terracinese, come il fratello Arturo, passi per Terracina, d'origine ciociara, a un certo punto ci ha tenuto al primo genito, io sono stato il primo nipote di mio nonno, materno e paterno. E mio padre ci ha tenuto a fare la registrazione a Terracina, al comune Terracina. Esattamente, ma registrare come la cosa, la Giannetti, l'ostetrica, prima di cosa, la moglie di Righetti. Prima moglie di Righetti. Dovrebbe essere una parente mia, Giannetti, va bene. Giannetti, la signora Giannetti che ho conosciuto, che è stata ostetrica di mia madre, ai tempi miei. Poi invece è venuta Orestina Spaziani, quella Spaziani, che è stata anche presidente dell'ordine. Però al telefono nessuno se la ricorda, sta poveretta. Hanno fatto la via Moro, ma lei quella ha allevato centinaia e migliaia di terracinesi. Sì. L'ha visti nascere a casa addirittura, no, manco in ospedale, è stata pure in ospedale, cioè è stata presidente dell'ordine delle cose, dell'ostetica e della provincia di Latina, nessuno sta cristiano se la ricorda. E allora la ricordiamo noi in questo video. Così, no? Io voglio fare cose. No, ma perché a Terracina vengono sempre celebrati stranieri. Gli stranieri, no. Moro sì. Moro veniva a Terracina. No, Moro passeggiava sopra una spiaggia. Importante. Sì, ci hanno fatto quel bel capolavoro che io ho visto l'altro giorno per la prima volta. Che cosa ne pensi di quella... È uno schifo. Per me era meglio la rotonda, la scheletta, eccetera. Era molto meglio. Poi era molto meglio ancora negli anni 50 quando hanno fatto il Lido. Ah beh, no, questo ne parliamo dopo. Parliamo un attimo, senti, parliamo proprio della città. Prima cosa è rimasta la cosa, dove versavano i zii Peppe. Rimaniamo con sto... Guarda, a Terracina, almeno quelle famiglie benestanti, nessuno ha un bagno familiare a casa. Tanto è vero, cioè la tazza non esisteva, qua, diciamolo, facevano dentro il bisognino, no, dove la tazza della Terracina c'era un corso. Manco i ricchi? Manco i ricchi avevano la tazza. No, i ricchi c'avevano una tazza. 15-20 famiglie tenevano il bagno. Il bagno. No, il bidet, la vasca da bagno. E tenevano addirittura il riscaldamento, l'acqua calda, perché c'erano delle colonne di rame col forno sotto a legna, quindi si riscaldava la legna e si scaldava la pressione, la faceva mettere in circo e andavano sia in cucina sia nel bagno. Oh. Questo qua, però erano di famiglie, non di più, sempre quella famiglia che ho citato prima. Allora tutti sti andavano a finire. Guarda, questo palazzo dove sta adesso lei, che ha costruito mio nonno quando aveva 30 anni, perché era ricco, ha comprato questo pezzo di terreno. Ma perché è sopravvissuto alla guerra a sto palazzo? È sopravvissuto alla guerra a sto palazzo? La metà. Questa metà sì, questa qua, l'altra metà è stata una bomba presa in piedi dalle fondamenta. Ah, ho capito, vabbè. Poi loro l'hanno ricostruito dopo la guerra. Oh, questo palazzo è stato il primo palazzo di Terracina, costruito non da un terracinese doc, ma da mio nonno che è d'origine abruzzese. A 30 anni l'orto era di coso, tutta sta zona, questa, e questa di legge qua vicino apparteneva a un signore di Mazzella di Ponza, teneva sto pezzo di terreno, era degli orti, giardini eccetera. Mio nonno ha comprato e ha costruito sto palazzo, un palazzo che allora teneva 22 appartamenti e dove siete entrati voi sono appartamenti e quelli dei proprietari di mia madre, delle sorelle, delle mie zie, e ci abbigliamo, e quindi quegli altri invece erano bicamerali, due camere, ed erano forniti di bagno per te coso, familiare. Vabbè, allora sti bagni dove andavano a mettersi? Sto spiegando qua. Poi siccome mio nonno affittava qua via Ruti Marinari, il quartiere della Marina, i Cicerani, Alla, quindi abitavano qua, c'è stato pure il coso, come si chiama, Luigi Spezzaferro, che è stato capoguardia, no? Abitava qua con il figlio Lionello e Vinicio, l'altro figlio, capito? Quindi io in mezzo a sta gente ai marinai, già con il detto casa qua. Quindi, però, questi che erano, tenevano un box che era esattamente largo così, 80
tanto non c'è, poi solamente il water, la tazza, con la tazza, e l'acqua corrente. E tenevano le fontane dentro casa. Che a Terracina le fontane, l'acqua dentro casa non aveva nessuno. E allora come facevano i terracinesi a bere, cioè, o a lavarsi? Per lavarsi c'erano i cosi, come si dice, i lavatoi pubblici. Ce n'era uno qui, molto grande. Che diciamo che siamo in zona vicino alla farmacia, come si chiama questa? Sì, la farmacia del Giovinazzi. Giovinazzi, c'era, sì, c'era un lavatoio. Era 80 metri, era un cavannone, cosa, quindi con un tetto e teneva di cioè che facevano? Ci andavano a fare la doccia lì, i bagni? No, no, là si lavavano i panni. Ah, i panni. Si lavavano i panni. Che poi una volta lavati, ma era, guarda, il negozio del mio padre ha avuto la fortuna di aprirsi qua davanti al cardinale, quindi teneva tutta questa... Ci saranno 80 donne che dalle 5 di mattina, io lo so perché vivevo qua, fino dalle 5 di mattina fino alle 8 di sera, la continuazione, perché poi... Tutta la lavanni qua? Sì, perché erano 80 vaschette, se le passavano uno con l'altro, uno che finiva, subito l'altro, eccetera. Quindi, se lavavano con questo sapone che dicevo prima. Quindi scendevano con la cesta di panni da Terracina Alta. Con i bagnapiedi. Con i bagnapiedi da Terracina Alta. Ecco, diciamolo. No, no, questi erano due cose. Era un lavatoio dedicato ai marinai. Ah, quindi solo questa zona. Ho capito. Poi, dietro il fiume, io tengo pure una fotografia, là, lei ce l'ha la fotografia, no? Sì. Lavatoio che era semicircolare, che stava lungo linea. Sì. All'altezza della banca, grosso modo, sì. E quello serviva della Terracina Alta? No, quello serviva della zona di Piazza Gregorio Antonelli, le capanne, eccetera. Poi a Fontana Vecchia, poi è stato otturato, invece di metterlo in evidenza perché era storia, l'hanno sotterrato. Lì c'era un coso dopo ne aveva 15-20 persone per volta. Oh, questi. E poi non so se c'era stata una via Quattro Lampioni, molto piccola. Quindi in Terracina Alta venivano a lavare o dietro il fiume, o venivano a lavare o dietro il fiume o al Fontana Vecchia. Ho capito. Poi però c'erano molte fontane pubbliche. Oh, e sta acqua, come si faceva? Chi la pagava? Non la pagava nessuno. L'acqua si pagava a Terracina a quei tempi. Anche perché era piena di sorgenti, è sempre stata piena di sorgenti. Quella là è un'altra. Vabbè, questa parliamo un'altra cosa. Parlare, è importante. Capito? Importante, perché ho fatto idrologia medica, sono esperto di acque, oltretutto. Okay. A un certo momento queste donne devono lavare i panni, una fatica enorme. Tu pensi, i marinai, una cosa, no? Tenevano i motori, allora qualcuno aveva i motori, poi c'erano quelli delle paranze, i macchinisti, se puoi immaginare una tuta sporca da nafta, col sapone, ci stavano i detersivi di oggi, no? O le macchine, e quindi... una fatica enorme, veramente, guarda, le donne lavoravano, dice, boh, sono schiavo, che schiavo di chi? Non c'era la lavatrice, non c'era il detersivo Ajax, no, stava solo il sapone e la forza delle braccia. E spesso, chi non poteva pagare la valicchina, portava la cenere del camino, perché nelle case il riscaldamento no, non esisteva, per cucinare si usava il carbone, solo il carbone. Okay. Il gas è venuto dopo la guerra. Quindi accendere già il carbone era una fatica, no? Stirare col carbone è un'altra fatica, perché panni puliti, lavati con sacrifici, perché guarda, era pesante lavare i panni allora, anche perché i tessuti da allora erano tessuti pesanti. E i tessuti non so come adesso. Non è roba cinese che ti mette addosso se straccia. Era roba di lana, cosa, quindi roba lino. Lo sporco lo assorbivano proprio. Oh. Poi i vestiti allora, fare i vestiti era faticoso, costava tanto. Quindi a un certo momento uno li portava fino a usura. Difatti ci stavano dei ragazzini che spesso i fratelli maggiori si cambiavano i calzoni e li passavano con i più piccoli. Allora vedete, questi ragazzini con i cosi, i calzoni affociati, no? Affociati. Sì. Allora, quindi a un certo momento... le giacche passavano dal più grande al più piccolo, dopo che il più grande aveva usurato, queste giacche erano cappotti per ragazzini più piccoli, per fratelli più piccoli. C'era questo passaggio, quindi a un certo momento, io li vedevo perché venivano alla scuola, io ero un signorino, tenevo Peppino De Simone, il sarto, che stava la sera annunziata, che faceva su misura, no, ai figli,
Io ero un signorino, ci chiamavano signorini, i figli delle famiglie mi erano signorini, a me mi scocciava moltissimo, perché te l'ho detto, io ero molto amico invece dei ragazzi poveri. Però i poveri e i ricchi allora, che erano molto di meno, nella scuola elementare, ma anche nell'avviamento, nel ginnasio, c'era molto collaborazione. Questo grazie al partito fascista, perché non divideva le classi. Ma quindi non c'era, come posso dire, razzismo, cioè uno pensa nel fascismo, ma quindi erano razzisti. Poi parleremo del fascismo a terra vicino, poi la prossima volta. Storia pure quella. Io la conosco dall'interno, perché sono stato partito fascista perché ero nato in quell'epoca. Beh, certo. Ho fatto tutta la carriera, Balilla moschettiera, uno nasceva da... Sì, certo. Sono diventato il giovane fascista perché la guerra mi ha toccato la carriera, no? Poi tornando qua a queste donne qua, no? Dice, ma come i servizi igienici, cioè, i bisogni venivano fatti in ogni famiglia povera dentro dei secchi metallici, bidoni della nafta, non della nafta, la benzina, nafta, comunque li chiamavano Zipep perché dopo la prima guerra mondiale per sfregio contro l'imperatore austriaco Giuseppe non mi ricordo, vabbè. Quindi lo chiamavano Zipep. Allora, queste donne, dopo tutta la fatica dentro casa, è una famiglia numerosissima quella dei poveri, sia di Terracina Alta, sia della Marina, quindi famiglie con molti figli. Di media no? Quanti figli facevano? La media era, guarda, 8 figli. Aspetta. 8 figli. Spesso 8 figli, i genitori e i nonni o i suoceri, lo so perché pure qua, in questo palazzo di mia mamma, abitavano in 2 camere. Capito? Quindi era una vita. E se non la sera al tramonto buttavano lo Zipeppe qua a lungo linea da Salvatore fino al ponte della Marina. Quindi, non andavano a spiaggetto, non buttavano assolutamente. Quindi non era più pulito di adesso. No, guarda, però parliamo questa. Guarda, no. Guarda, oggi è sporco, lungo linea fa schifo, no? L'acqua è torbida. Grazie a tutto il retroterra terracinese e l'autorità terracinese non provvedono, perché sto sindaco che fa tanta storia, no? Andasse a vedere le fabbriche del coso, della ciociaria, buttano. Vabbè, mo il sindaco non c'è sta, c'è sta il commissario, quando c'è sta. Vabbè, ma lui è stato sindaco, però non ha provveduto. Vabbè, non facciamo nomi. Allora, ti volevo chiedere l'ultima cosa, siccome stiamo... Sono arrabbiato queste cose. No, vabbè, per concludere. Perché allora, sta la prima fase, ti volevo chiedere una cosa. Il tuo ricordo di Terracina inteso come città, come il verde, la vivibilità, la pulizia, qual è il tuo ricordo? Terracina, guarda, parlo, dunque io sono nato all'epoca del fascismo, nel 26, quindi sono stato nell'organizzazione con giovanile fascista, sì, l'opera sì. Balilla prima e la Gira poi. Io dico gioventù italiana vittoria rimbambita lentamente. Io mi ritengo rimbambito lentamente, ho fortunato. A un certo momento ho perso un po' il film, chiesto come era Terracina come città, come si presentava. Guarda, c'era il verde, c'erano le strade, Terracina. C'era la pulizia, c'erano dei pisti che andavano in piastra monumenti, com'era? No, Terracina, guarda, rispetto a oggi era una città pulita. Era un giardino. Perché profumava. Era un giardino? C'era un rispetto delle regole, erano proprio le persone che erano educate. Ha avuto 2 podestà. Il primo a Terracina non l'ha conosciuto nessuno, io l'ho conosciuto perché era amico di mio padre. E si chiamava? Si chiamava Aurelio Aureli. Aurelio Aureli. Nessuno sa suo nome, manco il comune. Non lo sa. Il secondo è stato Alfredo Bonsignore. Ok. Alfredo Bonsignore, ma sai che ha fatto sì o no il primo anno dell'università, ingegneria o sì. Legge, eccetera. Vabbè, come facevano a mantenere pulita Terracina? Magari può essere di spunto. No, dipendeva tutto dal sindaco. Terracina allora teneva poco via asfaltato. Poco via asfaltato. La via salita annunziata non era asfaltata. Terracina Alta era selciata, no? C'erano i selci vulcanici, no? I basolati, eccetera. Antichi, sì. Qua erano il quartiere Marina, il corso Umberto I si chiamava allora.
sì, adesso via Roma, poi la piazza, erano asfaltati. Però l'asfalto arrivava fino al caminetto, perché non esisteva ancora la diramazione, ecco, che passava davanti la linea, sì, lungomare, sì, non fino alla Comagnesia. Oh, a un certo momento le vie erano tutte di coso, la maggior parte di terra battuta. E quindi come facevano? Come facevano? Sto sindaco la mattina, ogni mattina, l'ho visto io, non me l'hanno detto, anche perché era un amico di famiglia, quindi veniva qui a casa con mio nonno, mio disavo, veniva la cosa. Che faceva? Come faceva? Si metteva con quattro scopini e l'autopompa d'estate particolarmente. Ah, lui di persona, il sindaco di persona. Ogni mattina alle 8 questo corpo d'està era fascista per modo di dire, perché non ho visto mai in divisa la fascista. Ok. Mai in divisa la fascista. Non si esibiva. Allora, sì, è molto democratico. Ogni mattina. Ogni mattina. Con autopompa. E quanti scopini? Quattro scopini. Quattro davanti scopini. L'autopompa e due di dietro. Perché due di dietro? Perché lui cosa? Quelli là non lasciava che cosa? Gli pulisci qua, pulisci. Ah, per rifinire. Per rifinire. Tutto le mattine. Oh, allora poi la cosa, la lentezza urbana, era cosa? Come si dice? Veniva presa casa per casa tutti i giorni, eh? Cioè l'immondizia veniva presa a casa? Presa tutti i giorni dai scopini e da quelli del servizio del testo urbano. Ma scusa, quanti? Dei sacchi impermeabili, sacchi potevano portare 60-70 kg, no? Umido, non umido, secco e non secco, come adesso, differenziato. Ah, differenziavano? No. Tutto questo sacco che era impermeabile, portava una cosa, faceva una scala, perché ci saranno anche gli ascensori per tempo là, no? Sì. Tutti i giorni, pioveva d'estate, d'inverno, si ricomincia. Col carretto? E tenere un carretto a uno, mano. Uno, un carretto a mano. Carrettino a mano. Ma quanti scopini erano? Erano forse una quindicina in tutto. Una quindicina di scopini? Una quindicina di scopini. E però tenevano pulita tutta Terracina, sì, come si vede dalle foto antiche. Ma allora lavoravano, no, lavoravano 12 ore, 16 ore, eccetera. Ah, ecco. Quindi però l'estate particolarmente, sto potestà, si teneva la pulizia. Terracina poi, come verde pubblico, teneva in effetti tre poli. C'era Piazza Garibaldi, non era come adesso. Mo hanno fatto quel coso, non eccetera, però quella spianata brutta, appunto, che non dice niente proprio. C'era un giardinetto. C'era un giardinetto, si chiamavano giardinetti. Oh, questo giardino era circondato da una ringhiera, da un muretto alto 30-40 cm, poi ci stavano i pilastrini di coso, tutti in ferro, ferro battuto, tutto ricintato. Ci stava la porta vicino qua dai carabinieri, la caserma dei carabinieri, no? Qua. Sì. E una porta davanti la chiesa. Esatto. C'erano tagliole, fiori, eccetera, c'erano giardinieri notte e giorno. Notte e giorno? Sì, perché giardini. Poi la sera, a una certa ora, d'estate più tardi, d'inverno prima, si chiudevano i cancelli. E guai. Oh. E poi c'era il giardino de cose che stava alla spiaggetta. Oh, allora devi immaginare, la spiaggetta era così. Dove adesso c'è il piazzale dei Pullman, ci stava, non so se ci sta ancora. Sì, ci fermano, sì, qui a Porta Napoletana, le cose, le circolari, mi sembra. Sì. Sì. A Porta Napoletana, prima, in effetti c'era Porta Napoletana, poi sul lato mare, lato destro, c'era il Palazzo Lama, che era un palazzotto, sempre, questo si parla sempre di costruzioni di Pio VI, sì, del Valadì, lo stile era del Valadì. Io sono stato dentro un bel palazzo aristocratico, c'erano cioè, dipinti, la stalla, perché allora i signori erano i cavalli e le carrozze, no? Oh, quindi c'era il Palazzo Lama, poi c'era il Palazzo della Dogana, che era la copia esatta di cosa? Di Palazzo Braschi. Non so se ha qualche fotografia, se esiste ancora. Sì. Perché io l'ho vista poco la fotografia. Una copia in piccolo, diciamo. Sì, sì, era un palazzo grosso, era un pian terreno. Primo e secondo piano, e lì c'era la dogana, poi c'erano messo l'ufficio delle imposte, e uno degli impiegati giovani dell'epoca mia, Giambattista Rossi, l'hai conosciuto? Che era impiegato delle imposte, era un ufficio colossale, tutti dipinti proprio da cosa, da dire,
profilo. Ah, una cosa voglio chiedere, c'è una foto rara di un dove c'è una statua di Nettuno. In che giardinetto sta? La fontana che stava al collo. La fontana di Nettuno? Cioè, proprio una statua, non so. Sì, sì, sì. Cioè, oh, esatto. A che posto stava? Perché e non so nemmeno che fine ha fatto. Cioè, no, è stata distrutta dai tedeschi. Dai tedeschi, pure quelle. Oh. E stava posizionata. Stavano dunque, in effetti, lungo la via Appia che dava sul coso, Porta Napoletana. Sì. C'era sul lato destro, c'era il palazzo di Lama e questo palazzo del coso, tra Dogana si chiamava, tra Dogana. Sì. Oh. Poi c'erano i giardini sotto. Lato mare, c'erano i giardini che erano molto più grandi di quelli da destra perché non c'era la strada che c'è a destra, certo. Quindi questi giardini erano pure questi circondati da cosa? Balaustre di cose di ferro. Di ferro. Di ferro con due aperture, una verso la Porta Napoletana e una quella attuale qui che dà verso, come si chiama, la Rotonda, no? La Rotonda. Ok. E quindi a un certo momento cosa? Erano con giardinieri, non erano gli stessi giardinieri di questo coso, come si chiama? Ah, c'erano i giardinieri che si occupavano di Piazza Garibaldi. Aveva due giardinieri, che erano anche guardiani, non è che facevano e poi se ne andavano, no? E come facevano a fare i guardiani? Abitavano vicino al giardino? No, alle 8 chiudevano il giardino e nessuno entrava. Perché a quei tempi là, la sicurezza dei cittadini era assicurata da chi? Da chi? I vigili urbani a Terracina erano 8, mi sembra. 8 con il capoguardia Luigi Spezzaferri. Ah. Erano tutti, tu sei stato vigile, mi dispiace, però devo fare un paragone. Questi vigili erano tutti reduci della prima guerra mondiale. C'era uno che si chiamava De Rossi, si chiamava Bacarozzo, perché sembrava il viso Bacarozzo. Vabbè. De Rossi, sì, sì, poi sì. Il figlio stava in banca, no? Sì. Ah, sì, sì. In piano sta al palazzo mio lì per viale. De Rossi, e poi la figlia, pure la nipote, stava al funzionario. Sì. C'era poi Cadorna, Bernardi. Sti 8 vigili, come facevano a mantenere ordine? Questi 8 vigili non portavano la divisa estiva invernale, tanto che erano di Atrib, per i vigili giovani dopo la guerra. Questi portavano la divisa di panno scuro, fra blu e grigio scuro, quindi pesante, abbottonato fino al collo. E dove si è abbottonato? Come si è abbottonato? Il capoguardia era severissimo. Sì. Allora, e poi tenere i gambati. I? Gambari fino a qua. Ah. È stato inverno, Allora, c'era un servizio perfetto. Questi qua con delle biciclette, tutta Terracina da allora, dalla mattina alla sera erano dappertutto. Dappertutto, ma pure sopra Terracina, pure sopra andavano. Con la bicicletta. Sì, sì. La mattina alla sera girava, quindi il controllo del territorio. Il controllo dalla mattina alle 7:30, 8 fino alla sera alle 8. E cosa che non è stata più fatta? A Piazza della Repubblica c'era una pedana davanti alla fontana. Sì. C'era un vigile la mattina alle 8 fino alle 2. Fino alle 2. Oh, il traffico, te puoi immaginare la Terracina. Non c'è stato traffico, che stava a fare là? Dei carretti, che stava? I carretti erano migliaia, carretti a Terracina. Di fatto succedevano incidenti con questi carretti, Ah, succedeva? Che facevano scontri tra cavalli? Spesso attraversavano, ci stavano strisce pedonali, loro non esistevano. Ah, vabbè. I ragazzini, perché allora i ragazzini giocavano per la strada. Oh, i giochi dei ragazzini quali erano? Giocare celato a nascondavella, giocare a mazzo salato, no? Tu ci hai giocato, no? No, non ci ho giocato. Io quando signorino giocavo pure a mazzo salato, no? Sì. Si pigliavano le scopo dalla mamma, la mamma poi domandava pure così, perché allora con il coltello la pizzutavano. La salaga, no? E si giocava a salaga. E poi si giocava con le cancanelle che era? Che? I religioni, stamattina uno spago, con nodo, no? Qua, sotto le ginocchia, davanti alle gambe di Vaticano, pigliava una cancanella, che spesso si rubavano alle tende di casa. Delle catene, insomma. No, cancanella, dei cerchietti di metallo.
Cerchietti di metallo. Che erano le cose per far scorrere la loro, giustamente. Ah, quelle per far scorrere le tende, diciamo. Far scorrere, se mettevano là, si avvolgiano, so, poi ci danno una botta, sai, e questo qua. La gara era chi ne mandava più lontano. Questi erano i giochi di bambini da allora. Capito? Oh, però, e poi si giocava a palline. Le palline di terracotta. Sì. Oh, c'era una specializzazione, però. Ci stanno le palline loffe e le palline fucetta. Questa gente non può fare queste cose. Io ci giocavo, perché giocavo con gli altri, quindi in mezzo alla via. Capito? E si faceva una buca in genere sotto il muro di un palazzo. I marciapiedi non erano pochi, allora per dire la verità. Ma fanno schifo, ma prima non ci stavano più niente. Ma... allora si faceva una buchetta con 4-5 centimetri, poi si metteva a distanza di 2 metri e mezzo. E queste cose buttavano così, no? Lo mettevi fra il pollice e l'indice, così, e si buttavano. Se metteva prima una pallina spia, si chiamava, tu la dovevi colpire a una certa distanza. Se tu la colpivi, era quasi invincitore, perché gli altri, poi, che non mandavano nella buca la pallina, tu, con la tua, la spingeva la cosa e vinceva la pallina. E tu ricordi qualche campione, qualche bambino che era proprio campione a fare queste cose? Ci sono quelli che erano bravissimi. Occhi chiusi e bella la pallina. Sì. Poi c'era il saltarello, ossia si faceva per terra col gesso che si fregava la scuola elementare, sì. Che lui stava la lagna, si facevano i quadri così e si saltava con gli occhi chiusi, quindi era un gioco più adatto per le bambine. Se le guardie dovevano fare questi giochi, c'era fastidio, se sequestravano lo strumento, niente da fare. Ma c'erano per esempio, diciamo, gente era rispettosa delle cose, no, oppure era... sozzava, distruggeva così a gratis le cose? No, 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 quando veniva toccato, perché alla scuola elementare, già all'asilo, ti insegnavano l'educazione. Poi nella famiglia, sì. L'educazione era la cosa necessaria. I padri erano i comandanti della famiglia. Mio padre era ufficiale carabinieri, a me scarassoni, caccia al sedere che mi ha dato e le cinghiate. Le cinghiate allora erano i papà, portavano cinghiate così, non le cinghie oggi, flessibili, eccetera. No, che le cinesi, oh, quelle belle massicce in cuoio. Si portavano i calzoncini corti. Tanto è vero, la sera, quando era l'inverno, uno sputava altro, c'erano i zazzicchi, no? I lividi, no? Da freddo. E quando arrivava la cinghiata tuo padre sull'aria, ti lasciava il segno, il livido e il dolore. E poi il carassone, poi ti piava una lettera dentro casa. E se la guardia, tu non lo sentivi, reiteravi il reato, giocando, ragazzi, ti piava una lettera e ti portava la guardina via degli uffici. La chiamavano i genitori e andava bene, facevano la multa, perché si facevano le multe, con tanto di ricevuta si faceva la multa e la gente stava zitta. Oh, poi a Terracina, oltre a questi giardini chiusi, c'erano l'abitudine nei recinti dei giardini dei signori, eccetera, di fare delle spalliere di rose, di glicini, e poi Terracina era piena nei giardini qua dei signori, no? Qua vicino, compreso questo di là, di cose, c'erano i limoni e gli aranci che profumano, quando è il periodo della fioritura, febbraio-marzo, Terracina era un giardino profumato, pulito perché il sindaco non poteva ci teneva, quindi Terracina era pulita, era rispettata pure cose, il bene pubblico, per carità, nessuno da là. Il sabato sera, i cittadini della cinesi, lavoratori, tenevano pure ragione secondo me, no? Lavoravano duramente, erano pagati poco, perché allora fare il muratore non è come oggi, che ci stanno i montacarichi, che cercano, no, se con la cosa devi portare il materiale fino al secondo, terzo piano, su scale traballanti, su palanche e la parte, quindi se puoi immaginare allora che fatica era. Quindi a un certo momento era una fatica veramente cosa, pesante, no? Era un lavoro pesante, fare il muratore, il manovale, se doveva impastare la cosa, la pozzolana, la calcio. Tutta a mano, io ci stavano i macchinari. No, e poi c'erano i macchinari, loro facevano i ragazzi, poi, no? Tanta gente, i ragazzi si guadagnavano la vita facendo il manovale. Quindi era una vita dura,
Dura la parte di Capraia. Il coso, i contadini, alle 4 della mattina, io mi sentivo passare qua con i carretti, perché i carretti facevano rumore, no? Le ruote ferrate, così. Quindi a un certo momento sentivano sta gente passare alle 4 della mattina, alle 5 di mattina. Mio padre mi obbligava a alzarmi alle 6 di mattina perché devo studiare. Dovevo studiare alle 6. Lui andava giù al negozio, io mi sposavo prima a lui. Ma io alle 8 dovevo andare a scuola qua, a piedi, arrivava. No, ma non sa, non c'è niente da fare. Lui era il comandante, non sa neanche la biglia, che puoi immaginare. Io ho avuto un papà che ringrazio ancora oggi a 90 anni per l'educazione che mi ha dato. Certo. Era severissimo. Quindi è stato severo con me, con le sorelle mie e con mio fratello. Quindi c'era un'educazione impartita della famiglia, un'educazione rigida impartita della famiglia. Diciamo, ma in tutte le famiglie c'era un'educazione qui, pure il tuo padre, era severo. Se tu per esempio andavi a scuola, che fa? Facevi come i tuoi genitori, facevano come fanno adesso, vanno a dare la colpa ai maestri, oppure riempivi di botte il figlio che non studiava? No, il torto era sempre del figlio, dello studente, dello scolaro. Quindi c'era il rispetto della figura del professore, dell'insegnante. No, il preside, qua c'era la cosa, la Guassardo Manicone, la direttrice del coso, faceva filare sia i cosi, i maestri, e sia i cosi, gli studenti. In ordine, silenzio, eccetera. Io ho avuto un preside, al liceo scientifico, il primo preside, che era stato allievo di Enrico Fermi. Il padre dell'atomica italiana, poi è andato in America, ha fatto quel cavolo da fare la bomba atomica, no? Sì. Era meglio. Einstein e lui non esistevano. Era meglio e von Braun, tedesco. Ma tanto l'avrebbe fatto qualcuno. Va bene, ma a me passavano un po' d'anni, no? Perché vabbè. Quella guerra ci ha rovinato veramente, no? Ma boh. A un certo momento questo preside pretendeva, era stato era la cosa, pure lui cosa, era stato allievo di Enrico Fermi, era geofisico, era fisico, come si dice, di fisica... fisica nucleare? No, fisica, come si chiama, sperimentale. Sperimentale. Fisica sperimentale. Era colonnello, quando è venuto qui, colonnello dell'aeronautica, pilota, portava l'aquila d'oro tutti i giorni, sul coso, teneva. Ed era colonnello della milizia nazionale per la sicurezza della cosa, la milizia fascista. Severissimo, vestiva sempre di scuro. Cioè, quello là, quando si doveva entrare in fila per due, fare le scale in silenzio. Poi, quando, siccome era durante la guerra, perché il liceo scientifico stava fondato nel 41, stavamo in guerra già. E dove stava? Nell'edificio? Stava qua, via dell'ufficio. Sempre via dell'ufficio. No, diciamo. Non è stato sempre, è stato prima al Palazzo Polli, dove c'è la famiglia oggi, al primo piano, due appartamenti, ma eravamo 30 persone. Certo. Due classi solamente erano, il primo anno di istituzione. Però poi una buona parte erano sempre, ricordo, qualcuno di Sezze, di Priverno, di Sonnino, e gli studenti venivano da fuori. Eravamo sempre a metà, fratello cinesi. E questa qua era una severità unica. Quando, siccome c'erano i cosi, i banchi a due posti con la ribaltina, no? La ribaltina, il sedile, si ribaltava, ci stava l'inchiostro. Se uno non si stava attento, l'inchiostro cadeva per terra. Questo l'inchiostro faceva la tragedia. Voleva sapere sempre chi è stato. Sai, nessuno. Poi se qualcuno si azzardava è stato quello, ognuno si faccia i casi di casa sua. Gelido, ti ha sta zitto, la delazione non l'ammetto, è l'umilità. Chiamiamo il colonnello. Diciamo. Voleva sapere direttamente dal responsabile, non ammetteva, diciamo, il tradimento. Non stato io, allora non ci faceva niente. Però se uno diceva, ognuno, se la frase mi rimane, si faccia i casi di casa sua. I professori avevano sempre ragione. Perché poi ogni mese i genitori, anche quelli che lavoravano, ma anche i contadini, cioè, dovevano andare a tenere i figli alla scuola media, al ginnasio da allora, al liceo, o all'avviamento dovevano andare al rapporto dai presidi e dai professori, e sentire come andava. Spesso, se uno non andava, il preside dice, guarda, suo figlio è inadatto agli studi, le conviene ritirare dagli studi e trovare un lavoro. E tanti genitori che davanti a questa cosa. Questo preside, quando si era fatto il liceo scientifico, era appena all'inizio a Palazzo Polli, poi siamo passati a Palazzo Pernarella,
che trasudava umidità perché era appena costruito, nel 41-42 era stato costruito, no, in cemento armato. I muri non davano acqua, faceva un freddo cane, i riscaldamenti non ci stavano nella scuola. Non solamente il riscaldamento, cioè, noi stavamo con i calzoncini corti. Nessuno è morto da cosa, da freddo. Nessuno è morto. Ci stavamo, passo il braccio, si può immaginare. Cose, volte a 7 metri d'altezza, saloni, eccetera, eravamo 30, 35, 40 mammocci, no, ragazzini, calzoni corti, non è che tenevamo i cappotti, perché i cappotti li lasciavamo fuori nel corridoio, stavamo là, oh, io sono morti, eccomi qua, sono 90 anni, come me tanti ragazzi, quindi, certo. Ma protestano perché il riscaldamento non funziona, eccetera, Quindi a un certo momento il preside professore avevano sempre ragione, questo qua era la realtà. Ok, allora chiudiamo qua pure perché è passato 1:20 e penso che magari ci sentiamo la prossima volta. Quindi la prossima volta saprete. No, gli argomenti sono tanti. Parleremo sicuramente delle cose ancora. Poi parleremo più interessanti. Anche del bombardamento di Terracina. Stavi qui tu? Terracina? Io, allora ti faccio una cosa. Vabbè, chiudiamo chiaro. No, è una cosa che Sto chiusa la telefonata, vabbè, facciamo vedere. Che cos'è? Ecco. Questa è una scatoletta storica che non esiste più a Terracina. Questa è una scatoletta dove ci sterilizzavano le siringhe. Qua si metteva la siringa con l'acqua, si metteva sul fuoco. Facciamola vedere, posso far vedere? Questo è il coperchio, facciamo vedere la scatoletta. Questo si metteva la siringa e adesso faceva l'iniezione. Ecco, queste venivano usate per. Per l'iniezione, per sterilizzare le siringhe, per l'iniezione intravenosa. E quello che è? Questa è una bomba che stava più 10 cm più a destra, mentre entrava nel portone, che esplosa qua sul tetto dei cosi dell'officina. Quindi è una scheggia di bomba, facciamo vedere. Questa Terracina è una cosa unica. Questa mi avrebbe pigliato qua. Questa me l'hai fatta vedere quando ho fatto la mostra sul bombardamento, la mostra fotografica. Sì. Allora, questa è una delle schegge delle bombe da quante erano? 500 libbre che sganciavano gli americani. No, 500 libbre, le bombe che superavano il bombardamento di Terracina i 70-80 kg. Guardate, è pezzo è piccolo, però devo dire che. Pesa, vuoi sentire? Ed era bollente, se mi colpire era bollente, pesantissima, che materiale sarà questo? Questo è acciaio. È acciaio, pesante proprio. L'esplosione, questa qua taglia, questa qua pigliava così. Perché poi le bombe erano esplodenti, bombardamenti e incendiarie. Tanta gente è morta proprio per cose, bruciata. Difatti io sono andato subito dopo il bombardamento, ho trovato una parente mia eccetera vicino alla scuola elementare, ci stavano dei corpi di morti eccetera, bruciati, puzzava proprio carne cotta. Vabbè, chiudiamo qua, ma raccontiamo la prossima volta. E poi ecco, poi ti faccio un'altra cosa, poi parleremo anche di questa. Ecco, un'altra esclusiva qua. Dice che queste complesse. Questo è il chinino? A spichinina. Eccolo qua, facciamo vedere. Il chinino è un derivato. Cioè, queste sono le compresse originali degli anni. Quando è? 40? Questo sono del 44. Queste sono compresse chinino del 44 che il regime fascista dà. No. Il fascismo curava la gente, è un altro argomento molto importante. Vabbè, sembrano nuove però. Sono americane. L'hanno portato. Queste vengono dal testa di sbarco di Anzio Nettuno. Lo sbarco è stato fatto all'alba del 22 gennaio 1944. Allora, sembrano nuove proprio, eh? Sì. Allora. Queste erano in bottiglie di 1000 compresse americane. E ogni quanto se prendevano? Queste se ne prendevano 6 al giorno. Questo quando tremavi, se ti pigliava questo qua, la malaria si portava. Ma c'era ancora molta malaria quando sono venuti gli americani? Guarda, la malaria dopo il bombardamento, dopo lo sfollamento, ha mietuto tante vittime. Cioè basta che si allontana la popolazione, ha avuto diciamo un aumento notevole. Sì, era stata debellata la malaria, no? Dal duce? Sì. Diciamo. Tanto è vero che
che quando io facevo la scuola elementare, il regime fascista passava a tutti gli studenti, ricchi e poveri, il chinino per la malaria, perché incominciava la cosa, la bonifica pontina, le zanzare facevano fumo, le zanzariere erano proprio in casa, quindi dentro casa, fuori casa, l'estate, eccetera, le zanzare stavano per tutto. Oh, a un certo momento, e poi davano pure il fegato di merluzzo, perché la gente mangiava poco. Era rachitici, erano dei ragazzi rachitici, deboli, eccetera, loro. Come lo davano? La mattina quando andava a scuola, Non era buonissimo, mi era, sa. Era fetente, insomma, era puzzolente. Allora lo mettevano, la prima volta tu avevi fatto la colazione, io facevo la colazione con la marmellata, i biscotti, eccetera, no, caffellata. E poi a scuola me lo davano pure a me, che non c'avevo biscotti. Ah, a scuola lo davano? All'elementare. A scuola lo davano? A tutte le scuole elementari. Per essere sicuro che uno la viola dava proprio la scuola. No, no, alla scuola lo passava. Passava il coso, come si chiama? Bidello. Il bidello, allora si chiama il bidello. Bidello. No? Come si chiama, non so come. Bidello. Adesso, sì, non so, vabbè. Tutte quelle cose. Assistente, non lo so. Con cucchiaio. Che però non veniva sterilizzato. Cioè che fa? Usavano un cucchiaio per tutti? No, la bottiglia, a tutti quanti, senza a pulire, tutti, a tutti, senza pulire il cucchiaio. Fino alla quinta elementare. Quindi se non morivano la malaria. Oh, e poi c'era molta tubercolosi, e quindi la tubercolosi, c'erano i dispensari antitubercolari, l'ufficiale sanitario che visitava questi ragazzi tubercolosi. E quindi... Vabbè, oh, ti ringrazio, chiudiamo qua, va, alla prossima.